Il favoloso paesaggio di San Marzano e di San Giuseppe farà di cornice oggi al nostro percorso gastronomico, dove la nostra Isabel Tramacere insieme agli amici della Proloco andranno ospitati da Mima a casa sua. Ebbene, ma che cosa ci prepareranno oggi? Mi hanno detto che prepareranno la pasta fresca con i fagiolini. Buonissimo! So che la simpatica Vincenza sarà a preparare la pasta fresca, ci insegnerà a tutti noi a preparare la pasta fresca e poi Clelia ci insegnerà a preparare i fagioli. Noi siamo pronti ad imparare tutte le cose buone che voi avete da insegnarci, perché poi San Marzano e San Giuseppe è un luogo ricco di tesori culinari e non. Questa settimana ci godremo gli splendidi colori, i profumi e questo straordinario scenario che ci regala San Marzano, e lo facciamo come sempre con la nostra amica ormai, vero? Presidente della Proloco di San Marzano, Jenny Sapio. Ciao, ciao Jenny. Isabel. Come va intanto? Bene, bene, benissimo. Noi siamo tornati perché ogni tanto ci piace tornare a San Marzano e vi ringraziamo per l'accoglienza che ci regalate ogni volta. Grazie a voi per permetterci la promozione, insomma, della nostra terra. Della noi nostra facciamo cucina. Quello che possiamo, insomma, e ci impegniamo per questo. Questo scenario è davvero straordinario. Oggi prepareremo qualcosa, ma so che ascolteremo anche della musica particolare. Vedremo delle ragazze con indosso due abiti Arbrecht, un vestito da sposa e un vestito di gala. Ci saranno poi alcuni uomini che canteranno in Arbrecht, le signore che prepareranno un piatto della nostra cucina, che poi è tipica della cucina mediterranea, un bel piatto di pasta e fagioli. Ah, buonissimo! E voi chi siete? Noi ci conosciamo già! Ecco, io conosco anche l'amore mio. E chi è l'amore tuo? Ma lì da quando l'ho vista mi sei messa come un cervello con bromo elettronico. Io ti vedo anche in televisione quando sempre a mangiare. E questo è buono, e questo è buono, tutto buono. Non hai detto mai una volta che una cosa è perché brutta. è la verità. Tutto buono, tutto saporito buono. Ma qui il forpetto, no. Certo. Oggi qui prepariamo la pasta e fagioli. Ah, sì? Sì. Il massaggiabu, no? È chiaro! Vediamo. No? Stai bene? Beh, io sei contento? Sono contento sempre io. So. Bravo, sì, così mi sono piace. Sono sempre contento. Lo ricordiamo il tuo nome, i signori che ci vedono da casa? Sì. Com'è il mio nome? De Padova. Ecco. Invece il nostro amico che si chiama? Sì, Emilio Spina. Emilio Spina. E suona l'armonica. Benissimo. Bocca, sì. Grazie. Non è suona l'armonica e basta, complimento. Suona l'armonica benissimo. Grazie del complimento. Poi? Semplicemente tu? Antonio con la chitarra. Antonio con la chitarra. Sì, la Furcina Group si chiama questa. Furcina Group. E perché? Lui si chiama Furcina. Lo sapevo io. È group, com'è. E qui stiamo preparando una lasagna per i ceci. No? Per i fagioli! Ah, i fagioli so! Fagioli, c'è già lo stesso! Lasagna è sempre la stessa! Lasagna è sempre lo stesso, so! E tu presentati, chi sei? La mia amica? Vincenza Felice! Vincenza? No, Felice! Tu cognome! Adenoma, no! Ma non sei felice? Sì! Ah! Un po'! Allora, un po' sì! E poi abbiamo? Alla! Come da bimba! Ah, che da bimba! No, bimba! Ah, che da... Che stanno dicendo? Che ho fritto a gatecchia. Ecco, Vanessa. Io lo sapevo che a San Marzano mi mettete in difficoltà. Amore, devi star vicino a me tu? Sicuro! Allora, va bene. Che ho a gatecchia. M'ho fatto da tua. Agata. Agatecchia. Sì, sì. Metti di crembiule e state vicino a me. Mi devo mettere di crembiule? Come a noi. Come voi? Sì. Mo lo prendiamo. Va bene, ma dici a te. Allora, io sono pronta, Che stanno dicendo? Niente. Allora, Io ho detto, perché non ha preso una cosa più lunga? Perché là quella non entra. Ah! È capace a farla entrare. È capace! Questa lunga l'ha preso proprio per te. Eh! Non ti porto bene, bonca! Bon.
Vincenza! Fatti sentire, Vincenza, fatemi capire qualcosa. Allora, però, Questo lasagna si stende, lasagna, poi si taglia, poi si taglia ancora pezzetti piccoli, si cucina con le fagiole e si mangia. Ecco. E quindi tu hai messo la farina, e si l'acqua, allora, e questa qui prendo... è il risultato del nostro impasto, no? Ecco. Ma è brava Vincenza o no? Sì che è brava. Ma la faccia rossa. Ma l'hanno agghiettato già. Che siete macarrute. Ahimè. Che siete di macarrone. Allora, adesso... Adesso? Tagliamo. Tagliamo come, Vincenza? Così. Così. Così, no? E allora dopo? E poi? E basta, vero? Questa è la nostra lasagna, o no? No, va bene. Ah, la tagli! Se la sa solamente così col sugo e ragù, questo si... Ah, si può lasciare lunga. Altrimenti... Si deve fare con i fagioli, si taglia. Ah, la taglia a pezzettini piccoli proprio. Sì. E noi siamo da questa parte con Maria Clelia, che ci insegnerà intanto a preparare i fagioli. Non è da tutti. Perché non è da tutti? E perché bisogna mettere a bagno i fagioli la sera prima, quindi bisogna avere pensiero di preparare i fagioli. E oggigiorno è sempre più difficile, no? Sempre più veloce. E quindi bisogna metterli a bagno, bisogna aspettare un po' perché cuociano per bene, insomma, non è da tutti. Allora, noi abbiamo già messo i nostri fagioli a bagno da ieri sera. E poi che cosa facciamo? E poi li cuociamo, se non abbiamo una pentola a pressione che ci fa cuocere in maniera più in fretta e più precisa. Non abbiamo la pentola a pressione. Vogliamo fare le cose. Non ci piace la pentola a pressione. Esatto. Allora, quindi prepariamo un brodo, quindi con l'acqua, l'olio, il pomodoro, il sedano. Quindi mettiamo il nostro. Quindi dei profumi, abbiamo messo l'acqua. L'acqua, un po' di olio, quindi poi gli diamo gli aromi. Ci mettiamo il pomodoro, la cipolla e anche un po' di aglio. Sì. Scoliamo l'acqua in cui i fagioli sono. Certo. E ci mettiamo i nostri fagioli dentro. E li mettiamo dentro e li lasciamo cuocere per due orette, fino a quando non saranno teneri anche la E siccome noi abbiamo tanto tempo, perché vogliamo ascoltare i nostri amici che suonano, vogliamo vedere i signori che si divertono, mettiamo i fagioli e aspettiamo per due ore. Ok? Gianni, noi abbiamo visto queste splendide cartoline e tu mi dicevi sono il frutto di un concorso. Sì, a marzo abbiamo indetto un concorso durante i festeggiamenti del Santo Patrono San Giuseppe, perché ci siamo resi conto che San Marzano aveva delle cartoline un po' vecchiotte, quindi abbiamo pensato di regalare al nostro paese e soprattutto ai turisti delle cartoline nuove. La prima classificata? La prima classificata è questa meravigliosa. Sì, della sezione fotografie. È una fotografia fatta dal nostro parroco un po' di anni fa, San Marzano con la neve. Questa è la cupola della nostra chiesa madre e quindi è bello anche ricordare questi momenti un po' insoliti. Allora, Agata e Vincenza, noi intanto stiamo cuocendo i fagioli. Ah, mi dai la pasta? E io faccio la pasta. Mi dai questa? Ok, sì. Allora andiamo. Allora. Qui intanto mettiamo la pasta. Che hanno fatto le nostre belle brave signore Vincenza ed Agata, alle quali tutti fanno un applauso. Ok, ti basta quella? No, è vacante. Ti basta, ma solo se è piena. È piena, sì. Allora, i nostri fagioli sono cotti, allora. Adesso li mischiamo con la pasta. Sì, adesso noi versiamo tutto in questa bella ciotola tradizionale. Li mischiamo con la pasta e li condiamo. Esatto. E il gioco è fatto. Un giro di olio a crudo e un giro di pepe. Perfetto. Vediamo com'è questa pasta. Però non l'ha mangiata tutta, No. Ha mangiato piccante però. Devi tirare il morso. È piccante. E così si mangia. È piccante, prendi il piccante. Devi morderlo. No, devi morderlo. Muoio. Così, L'ho preso. Aspetta, vediamo bene com'è. La pasta della Cenze di Agata, i fagioli di Maria Clelia, buonissimi. Vediamo.
Noi vediamo da quella parte un'altra serie di tipicità che ci avete preparato in questa tavolata straordinaria. Andiamo. Innanzitutto le mandorle che noi produciamo nel nostro territorio e sono profumatissime. E poi con le mandorle e con i fichi del nostro territorio prepariamo questi dolcetti poveri, ma in realtà sono buonissimi, che sono i fichi maritati, detti anche cucchiati. Cucchiati perché sono messi uno vicino all'altro. Certo. Per i più golosi si possono intingere poi nel cioccolato, però secondo me sono basta così direi, esatto. Poi abbiamo l'uva sottospirito, sì. Che questo è, se questo è il dolce dei bambini, questo è il dolce dei grandi perché è alcolica. E poi abbiamo i pomodori secchi, che poi possono essere conservati anche sott'olio, le olive, le giuggiole che si chiamano anche sciciuli. Le sciciuli. E poi abbiamo questa crema di pomodoro piccante che ce la viene a spiegare Mimina come l'ha preparata. Mimina, perché vieni è qua. Il suo prodotto tipico. Sono solo peperoni, aglio, aceto e sale. 24 ore. Quindi è piccantissima. Piccante, sì. E come la utilizzi? Con gli spaghetti spalmata sul pane. Ah, una meraviglia. Sui crostini, sulle bruschette d'inverno. Ogni giorno dobbiamo cantare bevendo un bicchiere di vino, e questo è il mio paese, il paese dove sono nato. Non si portava male, si mise subito a bere. Di Silvina a me mi aiuta, così posso stare bene. Quando portai il mulo in campagna, non avevo voglia di lavorare, beveva vino e mangiava la paglia, sotto alla botte riposava. Mi disse un giorno mio padre che tutti sono maestri, riempire la brocca di vino e non di lavorare la vite. Se vuoi fare troppo, sentimi un'altra volta. Bevino e mangiava la paglia, sto dalla botte riposava. Bevi io e bevi lui. Se non bevi io, e bevo io. Grazie a tutti, viva San Marzano, alla prossima!